La decisione del ministro Speranza di bloccare lo sci a meno di 12 ore dall'apertura ha dell'incredibile ed è inaccettabile. Per questo, come Regione Piemonte, ci rivolgiamo al nuovo presidente Draghi. Dimostri lui che la musica è cambiata, che il nuovo governo ha rispetto delle imprese, ha rispetto di chi lavora, ha rispetto delle aziende. Aziende che non vedono un futuro se non con l'aiuto da parte dello Stato. Oggi questo noi chiediamo al governo. Ristori immediati, ristori certi, ma soprattutto rispetto per chi non chiede altro di poter lavorare.